Seconda vittoria consecutiva per il Catanzaro di Mister Vivarini che espugna il campo del Campobasso, che fa anche un bel gioco di parole, e porta a casa 3 punti importantissimi quest'oggi in trasferta, in una partita comunque ostica, perché andare a Campobasso non è mai semplice, andare lì a vincere non è mai semplice, con un Campobasso ferito dalla sconfitta di settimana scorsa contro la Vibonese, subita tra l'altro nel finale. E arrivano 3 punti molto molto importanti in trasferta, danno continuità rispetto alla vittoria comunque raccolta settimana scorsa e certamente ci consegnano un Catanzaro che adesso può affrontare le prossime partite con ancora più fiducia e consapevolezza. Vittoria, ripeto, non scontata per un Catanzaro che si è schierato in campo, tra l'altro, con il solito 3-5-2, 3-4-1-2, che ha visto però qualche cambio, diciamo, in realtà squadra qualche cambio nel senso che il solo Cinelli in realtà in cabina di regia è per il titolare, per il resto squadra sconfermata rispetto a settimana scorsa con Branduani in porta, Gatti, De Santis e Scognamillo in difesa, sulle fasce Van de Putte e Fazio, Verna, Cinelli e Bombaggi a comporre il centrocampo, dietro Cianci e Vasquez lì davanti a comporre il tandem offensivo di un Catanzaro che quindi riesce nel primo tempo a segnare 2 gol importanti, prima Bombaggi al 33esimo e poi Vasquez nel finale di primo tempo che quindi si conferma dopo il gol settimana scorsa, bene anche da questo punto di vista qui, e un 2-0 che fanno dormire soli tranquilli a Catanzaro, anche se poi nel finale la riapre l'ex Vibonese Emmausso all'86esimo per il Campobasso, quindi finale un po' diciamo in cui c'è un po' di apprensione. Alla fine Catanzaro che la riesce a portare a casa, 3 punti importanti in ottica classifica che ci consegnano un Catanzaro che con una punti in più rispetto alle altre ovviamente attualmente a 31 punti, 1 punto dietro al Palermo, 6 punti dietro al Bari, ma ripeto con una parità in più. Vedremo cosa faranno le altre, attualmente terzi, però come dicevo, le altre dietro ancora devono dietro e davanti devono ancora giocare, per cui bisogna un attimo attendere i risultati di questa giornata. Ma siamo ormai al giro di boa, perché settimana prossima c'è l'ultima partita del girone d'andata ed è una partita molto molto importante. Ci sarà infatti il derby al Ceravolo contro la Vibonese, un derby molto molto importante contro l'attuale ultima in classifica. Ma attenzione perché la Vibonese adesso vedremo che cosa farà domani contro l'Avellino. Speriamo ovviamente di poter ottenere i 3 punti. Però viene da una vittoria col Campobasso. Vedremo. È comunque un avversario ostico, ma Catanzaro che non ha scuse nel derby in casa. Deve assolutamente portare via i 3 punti per dare continuità, continuare a fare punti, a raccogliere punti e cercare di recuperare posizioni in classifica e sperando ovviamente che le altre davanti perdano terreno. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!